Salve a tutti ragazzi, sono Mister X e questo è il terzo Donkey Kong della saga arcade, ovvero in questo caso, vabbè, è stato fatto su NES, dove per la prima volta non si ha a che fare con Super Mario, che non è Super Mario come protagonista, ma bensì, avete visto, è un piccolo giardiniere di nome Stanley, il cui obiettivo praticamente è quello di allontanare Donkey Kong praticamente da queste piantine qua, ovvero allontanare anche questi insetti dalle piante. E in modo tale da spedire Donkey Kong in alto. E quindi, diciamo, l'avventura si fa anche piuttosto drastica perché è molto più complesso rispetto agli altri. Avete visto anche che ho perso anche una vita. Quindi il gioco è uno di quelli molto, ma molto più complessi. Infatti, questo gioco è uscito nel 1984 e sempre pubblicato dalla Nintendo. E purtroppo fu un gioco che non ebbe molto successo perché uscì in un periodo un po' critico dove le case di distributrici di videogiochi avevano affrontato piuttosto un calo di vendite. E idem purtroppo capitò anche questo gioco che finì, diciamo, per essere quasi dimenticato dalle persone. E per questo, come mio obiettivo, è quello di far ricordare alla gente questi grandissimi capitoli. È praticamente l'obiettivo principale, come dicevo, è quello di spedire Donkey Kong in alto e di conseguenza sconfiggere anche tutti gli insetti dove è possibile. È presente anche un'arma molto particolare che avete visto vicino a Donkey Kong con la scritta A, e quello è un insetticida molto molto potente. Infatti l'obiettivo appunto di Stanley è di ammazzare questi insetti utilizzando questo piccolo insetticida, ma noi possiamo averne anche uno più potente perché possiamo spedire Donkey Kong in alto. Spero di riuscire a mostrarvelo perché avete visto anche voi stessi che non è semplice. Avete visto che i soliti livelli di esercitazione e preparazione sono 4 e poi dopo cominceranno a ripetersi sempre in modalità più avanzata e molto più complessa. Per questo io mi, diciamo, limiterò a far vedere soltanto quelli principali, perché questo avete visto anche voi che è già difficile da proseguire, quindi cercherò comunque, ripeto, di mostrarvi. Avete visto anche i colori sono benché diversi, era anche molto più colorato rispetto agli altri Super Mario, però comunque avete visto anche che ah, ecco, forse sta per cadere l'insetticida. Avete visto, si può anche saltare per spedire Donkey Kong in alto. Avete visto? Spedendolo in alto forse riesce a smuovere l'insetticida super. Oh, eccolo qui. Oh, questo è il mega super ultra insetticida. Spedendo Donkey Kong in alto l'alveare gli cade in testa. E di conseguenza si beccherà le api nel cervello. Salvando tutte le piante si otterrà un bonus di 3000 punti. Quindi ragazzi avete visto che per spingere Donkey Kong si può anche, oh, attenzione, quella è una peregina, quella che ho visto infatti sì, quella è una peregina. E quindi quella fa molto molto male perché si divide, se la colpiamo si divide in altre api più piccole e ci farebbe molto molto male. Avete visto anche voi. Quindi avete visto che si sta facendo molto molto più difficile il livello. Perciò ragazzi, detto questo, se volete provarlo fate pure, ma non vi garantisco che sia facile, perché anch'io sto faticando come una bestia. Avete visto anche qua. Comunque io lo reputo un gioco piuttosto carino, dove si può anche giocare tranquillamente, non ci si può divertire senza nessun problema. Io, molti ne parlano male, ma io voi sapete che io riesco sempre a vedere un po' il lato positivo di ogni gioco. Questo è un gioco di quelli che riesce a mandarti l'adrenalina veramente al massimo, specialmente anche per l'agitazione. Avete visto anche che i livelli continuano a ripetersi, forse cambieranno un po' di grafica e tendono un po' a farsi sempre sempre più cattivi. Avete visto che lo sciame di insetti tende a farsi molto più insistente, specialmente da quando c'è la comparsa di quest'ape regina che ci fa molto molto male. Perciò spedendo Donkey Kong in alto si può vincere il livello anche prima, perché sono due le possibilità di vincita, come ho già detto prima, sconfiggere tutti gli insetti. E la seconda è quella di mandare Donkey Kong praticamente in alto. Oh, accidenti, mi hanno colpito. Adesso mi impegno, cerco di farlo meglio. Avete visto purtroppo sconfiggendo questi insetti qua, Madonna, perdendo una vita, ho perso la possibilità di avere il super insetticida. E quindi questo ha diminuito la capacità di spedire Donkey Kong in alto. E devo far fronte a tutte queste bestie che tentano di attaccarmi.
Speriamo di riuscire a farcela, anche perché in effetti mi dispiacerebbe fare un altro un game over e perdere una vita. Oh, che bello, adesso possiamo spedire Donkey Kong verso la cima e vincere il livello. Ragazzi, con questo il gameplay è terminato e ci vedremo nel prossimo video. Ciao a tutti!